Buonasera, buonasera e ben collegati. Questa sera siamo ancora su Focus per eh, eh, trattare la seconda parte dell'argomento che la scorsa volta abbiamo trattato sullo scopo della vita, come prepararsi alla prossima esistenza. Avete appena visto eh, un'anteprima del nostro giornale che finalmente sta giungendo nelle case. Di tutti coloro che sono iscritti, vi ricordo che eh, lo potete richiedere eh, visitando il nostro sito www.associazionesaras.it dove potete leggere tutte le comunicazioni e le informazioni che servono per ricevere a casa la nostra quarta dimensione. Un giornale che tratta argomenti molto importanti, che ci aiutano, ci fanno un Diciamo, ci permettono di allargare la nostra visione della vita e, soprattutto, di, ci permettono di avere queste argomentazioni delle conferme molto importanti nella vita, conferme che provengono sicuramente dal piano superiore e quindi dal mondo spirituale. Io spero che stiate tutti bene e che che insomma malgrado la situazione forzata che stiamo vivendo e, insomma la nostra vita la vostra vita abbia mh, la giusta serenità che deve avere per poter affrontare tutte queste eh, situazioni un po' difficili saluto con tutto il cuore tutti coloro che ci seguono ringrazio Enrico per la sua eh, grande disponibilità e anche per l'immensa opera con i suoi collaboratori che svolge nella diffusione di argomenti che servono sicuramente per crescere interiormente e quindi anche per vivere meglio la nostra vita. Eh, la prossima settimana saremo eh, su, ancora sui nostri canali di martedì alle 21.30 e mh, tratteremo un argomento molto bello che poi sicuramente rimarrà nei vostri cuori perché comunque il nostro desiderio è quello di eh, donare il più possibile queste preziose informazioni che ci aiutano a vivere meglio la nostra esistenza. E poi, come abbiamo detto anche nella precedente eh, puntata, diciamo così, eh, dobbiamo prepararci in qualche modo alla prossima esistenza. E l'unico modo per prepararsi è quello di riconoscere il ruolo significativo che abbiamo in questa parte di eternità che chiamiamo vita. Quindi eh, saluto tutti coloro che ci seguono, so che siete tanti, tantissimi anche poi che mh, continuate a vedere queste nostre eh, pubblicazioni, video, vi ricordo che sulla nostra piattaforma Vimeo abbiamo tutta la possibilità di avrete la possibilità di visionare tutte le nostre registrazioni e molti altri filmati che eh, abbiamo realizzato su argomenti molto importanti per la crescita interiore. Bene, io inizierei questa seconda parte, lo scopo della vita, come prepararsi alla prossima esistenza. Dunque, possiamo fare un'analisi profonda della nostra vita come abbiamo detto, semplicemente assistendo ai nostri movimenti, cioè ascoltando i nostri pensieri, valutando i nostri modi di fare e anche eh, i giudizi, i sentimenti, i desideri, tutto quell'universo praticamente che sta in noi. Noi abbiamo la capacità di analizzarlo quando vogliamo, ci vuole solo un po' di buona volontà. E quella giusta umiltà che ci permette di accogliere la nostra natura senza sconti di pena. Perché noi dobbiamo sì essere coloro che vivono una vita eh, nel cercando di praticare la, la virtù del perdono, ma questo perdono lo dobbiamo anche orientare, anche soprattutto verso noi stessi. Ma questo perdono non deve essere un. Un, un, una, un dar forza ai nostri errori deve essere un farci prendere coscienza di questi movimenti sbagliati affinché poi possiamo in qualche modo modificarli perché io dico sempre che il perdono è importante quando ci offre la possibilità di portare le giuste trasformazioni eh, nei nostri movimenti dunque quindi ognuno di noi è come spesso io dico, una verità che deve essere rispettata, amata, perché ogni essere, nessuno escluso, è parte integrante della divinità e come tale è una sua verità. Vedete, l'esistenza è l'unica opportunità che ci permette di esprimerci nell'evoluzione. Perché? Abbiamo scelto a suo tempo di vivere la nostra crescita spirituale attraverso una incarnazione fisica. Quindi, ripeto, questo concetto molto importante che a volte la vita sembra farci dimenticare, noi siamo esseri spirituali momentaneamente incarnati. E quando dico momentaneamente, significa che non vivremo sempre questa realtà che oggi ci è, eh, eh, noi vediamo palesarsi sotto i nostri occhi. Ci sono poi esseri nella creazione che evolvono senza materia, questo lo sappiamo, però la nostra storia è questa, sperimentare un percorso denso per poter arrivare a... Alla sublimazione di ogni energia che per molto tempo abbiamo incarnato. E quando dico sublimare questa energia, ti dico sublimare la materia che anche noi utilizziamo per vivere la nostra evoluzione. Anche il nostro corpo si muove nella materia, perché la materia fisica di questo pianeta ha bisogno di un corpo fisico come noi lo incarniamo. Però io ho sempre detto e credo fermamente che noi siamo esseri universali, per cui abbiamo la necessità nel, nel tempo della nostra evoluzione di incarnarci in molte altre dimensioni, anche in molti altri pianeti. Però, in questo momento noi siamo impegnati a vivere una vita abbastanza complicata in questa dimensione su questo pianeta. Ma Facciamoci coraggio perché questa esistenza non sarà sempre così. Noi vita dopo vita ci impegniamo a vivere un'esistenza sicuramente migliore di quella passata, sempre che noi comprendiamo il giusto movimento da compiere e anche sempre che noi comprendiamo il movimento sbagliato che abbiamo compiuto nella vita che è appena trascorsa. Quindi ripeto il concetto che abbiamo espresso precedentemente. La nostra esistenza attuale è utile per comprendere bene il nostro percorso evolutivo e per creare una possibile esistenza migliore di quella che noi viviamo in questo momento. Quindi noi abbiamo scelto di vivere l'esperienza più difficile che consiste nell'incarnazione dello spirito. Non avviene per tutti così, ve l'ho detto, ed è proprio per questa scelta coraggiosa che noi abbiamo infinite realtà al nostro servizio, l'universo è al nostro servizio. Possiamo anche dire che l'universo spirituale serve la nostra natura fisica, cercando di orientarla verso la sua natura originaria che sicuramente è quella spirituale. E sto parlando del mondo spirituale con tutte le sue meravigliose gerarchie di luce, eh? non sto parlando di universo in un modo così strampalato, perché esistono nella creazione molte eh, manifestazioni di esseri che operano su più frequenze. E noi, siccome occupiamo la frequenza più densa, quella materiale, abbiamo sicuramente più bisogno di aiuto. Eh? E per questo siamo sostenuti eh, non solo da esseri che provengono dal regno spirituale, ma anche da esseri che si sono molto evoluti nel tempo e che hanno seguito un percorso, un iter evolutivo simile al nostro. E ricordiamoci sempre che il mondo spirituale è al nostro servizio, ma esistono anche nell'universo altri esseri che non vivono più in questa dimensione, ma che si interessano del nostro progresso spirituale e fisico, e certamente parlo delle civiltà spaziali dove vivono creature meravigliose che si stanno dando da fare eh, per aiutarci a superare questo momento molto difficile per l'umanità. Pensate che gli angeli stessi, che sono, come sappiamo, emanazioni purissime del pensiero del Padre, possono darci il loro sostegno attraverso quelle innumerevoli manifestazioni della natura. E sapete quanti animali, quante piante, quanti minerali e addirittura quanti elementi della natura possono essere personificati dalle energie angeliche? E certamente, se gli angeli sono vibrazioni, queste vibrazioni possono essere diciamo animare diciamo le realtà della natura. Dall'altro noi sappiamo che persino gli spiriti di natura sono gestiti dalle gerarchie angeliche, e dai deva della natura, che sono esseri spirituali che operano in quelle dimensioni. Quindi esseri spirituali divenuti come gli angeli, grazie alla loro evoluzione, possono incarnarsi tra di noi per sostenerci nelle varie difficoltà della vita, che magari sono difficoltà che loro al loro tempo hanno superato, chissà in, quan, in, in, quale, in quale tempo, però anche queste creature che hanno raggiunto questa forma di angelicità hanno fatto il nostro percorso, perché non ci dimentichiamo che la dimensione che seguirà la nostra è una dimensione che ci proietterà sul piano sottile, sul piano superiore, cioè quindi su vibrazioni. Oserei dire angeliche. Lo stesso servizio d'amore che praticamente svolgono gli avatar. Eh? Gli avatar sono esseri che sono tornati semplicemente per amor nostro. Eh? Conoscono molto bene la nostra situazione umana. Perché al loro tempo l'hanno vissuta e sono tornati per aiutarci a superare questo scalino molto complicato nella scala dell'evoluzione. E bisogna ricordare che molti avatar che noi abbiamo conosciuto nel nostro tempo hanno promesso di tornare. Quindi, significa che se hanno promesso di tornare, logicamente sono già venuti altre volte. Perché. Un essere quando eh, evolve eh, eh, nella logica dell'amore, più un essere cresce, più sente l'impellente desiderio di amare, quindi di servire. E ce lo spiegano anche i nostri fratelli cosmici, gli extraterrestri, quando chiariscono il significato di una comunità universale formata da molti mondi evoluti che lavorano per il bene dell'intera galassia, quindi che sono il di sostegno e di aiuto per tutte le civiltà impegnate in un progresso evolutivo. E quindi queste creature, quando tornano indietro dai loro percorsi di luce, dalle loro, dai loro mondi di luce, lo fanno perché hanno il desiderio. Incredibile, un desiderio insopprimibile, un desiderio che si può colmare solo nel ritornare indietro sui loro passi per tornare ad aiutare coloro che ancora non hanno raggiunto certe calzette, altezze spirituali. E comprenderemo sempre di più che più evolviamo, più cresciamo nell'amore, più sentiamo forte in noi il desiderio di poterlo praticare, in qualche modo o da qualche parte. Mm? Sappiate che non dobbiamo più separare il mondo spirituale dal mondo materiale, sono stesse frequenze che operano in un modo diverso, perché come spesso dico io e non solo io, tutto è uno. Quindi il piano divino, quando vuol comunicare con il piano materiale, deve necessariamente utilizzare il giusto rapporto. Come più volte ho detto, Dio non comunica direttamente con gli esseri umani, ma lo fa attraverso i suoi collaboratori che potremmo definire con l'appellativo di angeli, espressioni purissime del suo pensiero creativo, che a loro volta informeranno altre realtà fisiche più vicine a noi, magari più vicine alla nostra evoluzione, che noi possiamo chiamare i nostri fratelli cosmici. Ecco, sono loro i perfetti esecutori della volontà del Padre. Ricevuta dagli esseri spirituali che operano nel piano direttivo del creatore. Il creatore, dicevo, non può entrare direttamente in contatto con la creatura perché è un'energia troppo potente troppo incredibilmente vasta per cui la creatura potrebbe veramente esplodere se questa potenza del divino la personificasse direttamente, per cui ha bisogno di utilizzare dei filtri e questi filtri sono tutti coloro che noi abbiamo chiamato guide spirituali, santi, martiri, eh, esseri di luce, angeli, tutti coloro che hanno il compito di trasferire sulla no alla nostra comprensione la volontà del creatore ma anche la sua grazia anche la sua potenza anche il suo infinito amore che è talmente grande talmente potente talmente eh, in che forte che noi non potremmo reggere direttamente questa riflessa nella nostra anima la sua luce, per cui abbiamo bisogno che questa luce sia dosata, perennemente dosata e questo lo fanno questi meravigliosi collaboratori del piano divino. Possiamo dunque affermare che i nostri fratelli cosmici appartengono al piano esecutivo del Creatore, piano che si esprime come aiuto evolutivo. In tutte le dimensioni, guardate che quello che vi dico è molto importante e deve essere compreso in profondità. Quindi esistono dimensioni molto più vicine a noi che hanno il compito di istruirci proprio direttamente perché tra noi e loro non c'è molta differenza, perché addirittura molti di loro che collaborano con noi sono come noi. Sono come noi, solo che hanno raggiunto un grado di evoluzione spirituale notevole, ma hanno ancora una certa padronanza nella materia e quindi la sfruttano per poter entrare in contatto con la nostra dimensione, che prettamente è più sollecitata da un aspetto fisico, sensoriale e materiale che da un aspetto astrale e spirituale. Ecco. Questo è molto importante perché il piano divino offre infinite opportunità per gli esseri in evoluzione. Come è vero che anche nelle dimensioni inferiori a quella umana esistono delle guide, dei deva, degli spiriti di natura che operano tra gli spazi dimensionali e anche negli spazi interdimensionali, per cui ci sono molte realtà che debbono essere istruite, che debbono essere aiutate, sostenute, guidate. Vedete, noi crediamo che tutto ciò che sia visibile ai nostri occhi sia una manifestazione meccanica di un qualche cosa che non sappiamo spiegare, come la nascita di un fiore. Come il seme che germoglia, come una nube che passa. Guardate che dietro ad ogni movimento c'è un piano divino che lo sostiene. Persino anche quando un seme germoglia nella terra, esistono delle entità che lo aiutano a germogliare e a mettere le radici sul terreno. Come ci sono esseri eh, che operano. In dimensioni diverse che aiutano un fiore a esprimersi nella sua bellezza, nella sua essenza, nel suo profumo e lo aiutano a sbocciare e ad esistere. Come gli animali, tutti sono sostenuti da esseri superiori che guidano secondo i precetti che l'universo e le leggi che ha istituito razza per razza, però aiutano ogni creatura che esiste a vivere il pro a seguire il proprio percorso esistenziale e anche noi quindi. Quindi noi abbiamo necessità di avere più guide perché noi non siamo esseri che operano in una realtà che segue un progetto eh, istint istintivo eh, che, come fanno gli animali. Noi abbiamo anche la capacità di operare delle scelte diversificate, per cui anche per ogni possibilità che esiste in noi, noi abbiamo una guida. Una guida che porta verso l'alto e una guida che porta verso il basso quando si tratta di consigli celesti, propositi evolutivi o quando si tratta di tentazioni che portano a commettere degli errori. Noi siamo sempre guidati da qualcuno, come tutte le creature nell'universo. Pensate che anche gli esseri che noi riteniamo essere esseri evoluti hanno esseri più evoluti di loro che li guidano in dimensioni superiori. Perché non c'è mai fine alla comprensione e alla realizzazione della nostra divinità. Perché quando arriveremo ad un punto che adesso ci sembra una meta da raggiungere, sappiate che da quel punto noi scopriremo altre mete da raggiungere. Questa è l'evoluzione. Che noi chiamiamo eternità. Per cui, anche se non direttamente, gli esseri spirituali possono entrare in contatto con noi. Per far ciò, comunque, hanno bisogno di ponti, come vi ho detto, di tramiti. Questi tramiti sono esseri materiali che hanno raggiunto un certo livello di spiritualità e. Che hanno necessità di esprimere il loro amore attraverso un servizio disinteressato e eh, positivo che permette alla nostra umanità e a umanità tipo la nostra di evolvere più in fretta. Di vita in vita ognuno vive la sua continuità. E quando. Su questa frase, su questo concetto dobbiamo meditare perché quante volte si sente dire in giro che la vita è una e che ce la dobbiamo godere, non dobbiamo lasciar perdere nessuna possibilità. Beh, La vita è eterna e quando parliamo di vita eterna non si può pensare di, di un qualche cosa che inizia e finisce come noi immaginiamo in questa dimensione. Noi viviamo la nostra continuità e se la vita di oggi è, una, è la manifestazione di una continuità, significa che ne abbiamo già vissute molte altre e non necessariamente come questa. Però la logica è vita dopo vita evolvere, la logica è vita dopo vita vivere al meglio. La logica è vivere sempre qualche cosa di superiore vita dopo vita e non di vivere sempre le medesime situazioni, le medesime sofferenze e le medesime difficoltà. Per questo dico io, bisogna ragionare veramente sull'esistenza. Che abbiamo a disposizione in questa vita per poter cambiare qualche cosa, delle possibilità che abbiamo in questa esistenza per cambiare la prossima esistenza. Ci dobbiamo ragionare? Se c'è qualcosa che non funziona in questa esistenza, che facciamo? Ce la vogliamo portare dietro? Vogliamo vivere siccome ci sarà un'altra vita? Non, non credete che non ci sia. Un'altra vita ci sarà. Ora la domanda è come la vogliamo vivere questa nuova vita? Vogliamo viverla in un modo migliore di questa? Io penso di sì, perché ci sono molte cose che creano dolore e sofferenza in questa vita. Ce le vogliamo portare dietro? Io penso di no sarebbe opportuno, già che abbiamo un tempo stabilito grazie all'incarnazione dal nostro programma evolutivo, un tempo per poter sistemare il più possibile determinate situazioni. E questo è il tempo per cambiare ciò che non va. Ciò che adesso ci fa soffrire, noi lo dobbiamo comprendere, dobbiamo capire da dove proviene la sofferenza e la tristezza che ne deriva e dobbiamo risolverla in questa esistenza così nella prossima avremo altre cose da fare da sistemare ma non avremo più queste situazioni dolorose da che ci avveleneranno la vita chiaro quindi dobbiamo necessariamente analizzare profondamente la nostra esistenza e capire quali sono le cose che non vogliamo più vivere, quelle cose che vogliamo eliminare per sempre dalla nostra eternità. Perché se vi ho detto che ognuno vive la sua continuità, significa che se certe cose non le risolviamo ora, che abbiamo ancora un po' di tempo, ce le porteremo dietro nell'altra vita. E con chi ci dovremo lamentare? Con un destino? con Dio, con il governo che so io, con il pianeta, con il mondo, con l'umanità, tutto quello che accade nella nostra vita è il frutto di una semina che noi abbiamo fatto in altre esistenze. Non mi stancherò mai di ricordare questa importante verità. Quindi... Di vita in vita ognuno di noi vive la sua continuità, portandosi dietro tutto il bagaglio delle esperienze fatte nelle numerose esistenze e quando avremo finalmente la capacità di raggiungere quella consapevolezza tale che ci porterà ad indagare sui nostri nodi karmici, allora comprenderemo il perché ci troviamo a vivere determinate esperienze. Però, attenzione, vita dopo vita noi maturiamo, il nostro spirito matura, perché la nostra anima raccoglie molte esperienze. Quindi se noi indaghiamo nelle nostre profondità, noi possiamo trovare molte risposte, perché molte cose che si ripresentano in questa vita le abbiamo già conosciute in altre esistenze, ma si ripresentano perché non abbiamo avuto il coraggio di risolverle. Abbiamo una coscienza abbastanza sveglia in questo tempo storico della nostra evoluzione per cui possiamo veramente cambiare il nostro futuro o meglio creare un futuro migliore di questo presente e io vi ricordo sempre che il futuro lo possiamo modificare solo in un modo agendo nel presente ma forse per ora è troppo presto dobbiamo solo accettare ciò che siamo e ciò che accade perché tutto ha un senso anche se non lo comprendiamo quindi è vero che noi viviamo la nostra continuità è vero che certe cose si riproiettano in questa vita perché provengono da altre esistenze ma è anche vero che ci sono situazioni che ancora non abbiamo scoperto però se noi perché non le abbiamo scoperte? Perché non abbiamo avuto ancora il coraggio di indagare in profondità? Perché tutto quello che accade nella nostra vita ha un senso e quel senso è quella logica che proviene da altre esistenze, che noi abbiamo comunemente appellato con il nome di destino. Bisogna poi confidare sempre nella perfetta giustizia del padre creatore. Chi non accetta ciò che deve essere si pone nella errata condizione del giudizio e non accettare può voler dire giudicare la perfezione divina e le leggi perfette del creatore. Certamente non è difficile comprendere il perché della nostra esistenza ve l'ho detto lo capiamo dal nostro movimento nella vita nella vita di tutti i giorni lo capiamo dai desideri che abbiamo dai pensieri che girano dentro la nostra mente lo sappiamo lo comprendiamo dalle reazioni che abbiamo di fronte alle continue eh, azioni della vita il motivo per cui siamo qui lo comprendiamo anche dal nostro carattere vi ho detto anche dai nostri pensieri, dai movimenti comuni, dai, dai desideri, lo abbiamo detto, dalle nostre reazioni e dalle nostre azioni quotidiane. Tutto parla di noi. Se noi imparassimo ad osservarci, noi comprenderemmo molto di più della nostra vera natura. Purtroppo, noi ci accorgiamo di essere in un modo quando... Stimoliamo negli altri, nel prossimo, determinate reazioni. E a volte neppure quelle reazioni ci fanno riflettere sul nostro comportamento. In realtà gli esseri umani si incarnano per vivere sempre secondo i desideri del passato. Quindi usano spesso il loro libero arbitrio per allontanarsi dalle leggi dell'evoluzione, sicuramente complicando ulteriormente la loro situazione. Quindi, torniamo sui desideri. I desideri insoddisfatti sono la causa principale della nostra reincarnazione in questa dimensione. E diceva bene Paramansa Yogananda, quando... Ad una signora che espresse la seguente affermazione, io non voglio più tornare in questo mondo, disse. E Yogananda rispose, tu hai appena pronunciato un desiderio, quindi dovrai tornare. Ecco, questa giusta affermazione del maestro indiano ci fa capire quanto sia importante l'abbandono perché la morte serve a scollegarci da tutto ciò che finora ci ha trattenuto ed ecco che è un buon motivo per eliminare tutti quei vecchi processi umani che rallentano l'evoluzione dello spirito come per esempio gli attaccamenti a cose o a persone le errate convinzioni anche le tradizioni sorpassate, a volte anche tutte quelle logiche che ci hanno portato a stare fermi nell'evoluzione, cioè quelle convinzioni che noi non abbiamo mai voluto modificare, invece noi dobbiamo essere molto elastici sulle convinzioni perché Vivendo queste convinzioni si allentano, se ne trovano altre sicuramente, non dobbiamo stare sempre fermi nelle nostre posizioni, perché stare fermi nelle nostre convinzioni e in quelle tradizioni sorpassate ci, non ci fa altro che rimanere fermi nella nostra evoluzione. Quindi bisogna assolutamente imparare a vivere con un certo distacco la nostra esistenza. Ci hanno messo le gambe, no? Per poter camminare, mi sbaglio? Se dovevamo stare fermi in qualche posizione o in qualche pianeta, avremmo avuto le radici come le piante. Ma se abbiamo le gambe per camminare e gli occhi davanti, significa che dobbiamo sempre camminare guardando avanti. Dobbiamo dare un senso logico alla struttura fisica del nostro corpo. Siamo nati per vivere un'eternità che ci porterà a viaggiare nell'essere cosmico all'infinito. Ecco il futuro che noi dobbiamo desiderare e comprendere nelle nostre profondità. E una volta realizzata per intero la nostra coscienza planetaria, una volta compreso il motivo della nostra incarnazione e una volta superato tutti quei legami che ci hanno trattenuto qua, noi potremo finalmente sollevarci dalla nostra terza dimensione e ci solleveremo ad una dimensione più evoluta che corrisponde al quarto livello evolutivo universale. Vedete la vita offre molte lezioni dalle quali dobbiamo imparare. La filosofia induista, per esempio, afferma che sono necessarie 8 milioni di incarnazioni nei regni inferiori prima di giungere a quello umano. E quando parlo di regni inferiori, io parlo dei regni che ci hanno preceduto, cominciando dal minerale che poi evolve nel vegetale che poi evolve nell'animale e che si esprime nell'essere umano, ricordandovi sempre che noi abbiamo appena appena lasciato il regno animale ci stiamo proiettando da quello umano a quello angelico. Quindi un regno che quello angelico che ci permetterà di eh, conseguire la piena realizzazione della coscienza planetaria cioè che consiste nella piena consapevolezza di tutto ciò che si esprime che si esiste, e che esiste nelle varie dimensioni che occupano queste, che si manifestano in questo pianeta. La coscienza planetaria, eh, raggiungere le, la coscienza planetaria significa far parte dell'anima del mondo. E quando noi facciamo parte nell'anima nell del mondo, Coscientemente, noi non abbiamo più nessuna ragione di incarnarci in un mondo fisico come questo. Quindi immaginatevi un po' quante esperienze noi abbiamo fatto su questa terra, cominciando dal regno minerale, per poi proiettarci nel mondo vegetale e in quello animale. E sapete poi che. Tra un regno e l'altro ci sono i relativi sottopiani, le cosiddette dimensioni intermedie. Noi non siamo sempre stati esseri umani. Noi siamo l'apice piramidale di un certo tipo di evoluzione terrestre. Quindi dobbiamo per forza aver assimilato tutti i regni della natura che si manifestano su questo pianeta. Regni di cui siamo composti. E non è finita qua, perché evolveremo all'infinito, dimensione dopo dimensione. E quando non avremo più bisogno di incarnarci in un corpo, noi continueremo ad esistere in forma energetica, in forma astrale, in forma spirituale, contribuendo così all'espansione dell'infinita coscienza del creatore. E Ora che finalmente abbiamo raggiunto la natura umana, noi sprechiamo tanto tempo alla ricerca di cose futili. Non ci possiamo immaginare quanto sia prezioso il tempo che perdiamo inutilmente a rincorrere il nulla. Noi siamo l'immagine vivente del Creatore. Noi siamo la manifestazione fisica energetica, astrale e anche spirituale del creatore in questa dimensione, come ogni altra creatura. E non ci possiamo permettere di sprecare questa meravigliosa opportunità. Noi esistiamo per un motivo ben preciso, per essere gli informatori del tutto che ci contiene ma non vi basta sapere questo per finalmente essere quell'amore per cui avete programmato di esistere. Poi, alla fine, comunque, tutto serve a questa immensa intelligenza universale. Anche le esperienze negative che noi facciamo servono a questa grande coscienza, è perché ogni negatività che l'essere umano crea comunque offre una nuova opportunità alla divinità che crea i presupposti per poterla superare. Quindi è sempre un lavoro continuo e costante e come diceva Giordano Bruno, perseguitato e messo al rogo dall'Inquisizione cattolica per le sue verità scomode, un giorno il demone più demone sarà un angelo. Perché? Sperimentando la sua negatività, per forza sarà attirato verso la luce, cosa che la Chiesa, con i suoi dogmi cristallizzati senza vita e senza il soffio della verità, non poteva accogliere come autenticità, credendo alla dannazione eterna e all'inferno. Purtroppo, continua a persistere questa assurda logica teologica lontana dalla verità. La gente deve smettere di aver paura dell'inferno perché l'inferno non esiste, o meglio, può essere vissuto in una vita fisica. Quindi, se volete non vivere l'inferno nella futura esistenza, create da subito un paradiso. Ecco la risposta a tutti i quesiti della vita. Allora. Se tutto è in evoluzione e anche i demoni evolvono, figuriamoci gli esseri umani che abbiamo perso del tempo prezioso, ce ne accorgiamo tutte le volte che moriamo. Io ho dei ricordi di alcuni passaggi di vita in vita e vi, vi assicuro che la, la prima cosa di cui soffrono le anime è quella di aver perso tempo inutile. Perché la vita è l'opportunità per evolvere nell'eternità e noi la sprechiamo. Ogni volta torniamo al programma originario dell'essere creato ad immagine e somiglianza del creatore e quando torniamo a questo programma originario noi scopriamo eh, che il vero scopo della vita è il servizio alla creazione. E cioè esprimere amore per ogni realtà creata dall'infinito Padre universale. Ma santo cielo, siamo nati per questo. Non siamo nati per essere quei demoni che mostriamo nella vita di tutti i giorni. Non siamo nati per essere quei cattivi di sempre, non siamo nati per essere quegli egoisti di sempre o quelli esseri attaccati alla materia inutile che passa, noi siamo nati per altri motivi. Ma come facciamo a dimenticare il motivo della nostra esistenza? Quando, quando noi ci esprimiamo in un atto d'amore e tocchiamo il cielo con un dito, quando noi proviamo. Quella emozione incredibile che crea l'amore quando lo esprimiamo noi veramente ci sentiamo che questa è l'unica realtà che ci appartiene e tutto il resto è inutile. A cosa serve? Tutto passa, tutto trapassa proprio come noi e tutte le cose alle quali noi ci attacchiamo rimarranno qui anche dopo di noi. Qual è il senso? sprecare tempo prezioso per rincorrere cose inutili. Dobbiamo capire qual è il senso nella vita. Il senso della vita è giungere alla sostanza dell'incarnazione. Molto spesso ci incarniamo anche in famiglie dalle quali ereditiamo un karma, un karma negativo o un karma positivo, dipende dalle semine che abbiamo praticato in altre esistenze, ma non perché a volte ci troviamo a vivere anche un karma negativo che magari non abbiamo eh, seminato noi in altre esistenze, ma non perché abbiamo combinato qualcosa, ma viviamo la sofferenza in questo mondo perché abbiamo deciso di amare coloro che sono i nostri genitori. Abbiamo proprio scelti per essere amati da noi e anche aiutati. Sì, questo è molto bello. E generalmente, le persone che vivono sofferenze che non derivano da un proprio karma accettano la sofferenza e quindi non si lamentano, la vivono eh, serenamente. Sono proprio un esempio vivente per tutti perché non dobbiamo pensare che il karma della sofferenza sia sempre legato ad azioni del passato. A volte ci sono anime talmente volute che decidono di tornare indietro e di soffrire per amore di coloro che vogliono aiutare. E non tutti quelli che soffrono appunto hanno un karma personale da risolvere. Ci sono molte variabili eh, nella sofferenza. La maggior parte delle persone che soffrono oggi in certi ambienti sono esseri elevati spiritualmente, che hanno deciso di soffrire per vedere se in noi esiste ancora un briciolo di pietà. Sapete quanti esseri evoluti si incarnano sulla Terra nelle realtà più inverosimili? Gente che sta male, gente che muore di fame, gente che ha un sacco di problemi, ma che insegna comunque a vivere. Quante volte senti dire alle persone che lavorano in ospedale o che svolgono del volontariato quanto ho imparato dalla gente che soffre? Vedete, la lezione è servita. È possibile che quella sofferenza era proprio per noi. Guardate il miracolo che ha fatto nel vostro cuore. Ecco, è importante analizzare tutti questi aspetti. E non dobbiamo eh, metterli da parte perché fanno parte della nostra vita tutte quelle emozioni che noi proviamo, tutte quelle sensazioni che si affacciano alla nostra eh, anima, tutti quei consigli che provengono dal nostro io superiore, che poi dovrebbero essere quei buoni propositi che noi, che, che, noi, che il nostro spirito... Passa la nostra natura inferiore affinché possa migliorare il proprio comportamento. Ecco, quindi le migliaia di tentazioni che si affacciano alla nostra esistenza servono sicuramente come prove della nostra evoluzione. Ma dico io, quante ne superiamo? Quante? Su quante cadiamo quotidianamente? Ecco, queste prove servono per vedere fino a che punto siamo stati capaci di abbandonare i nostri desideri, o perlomeno quei desideri che ci portano verso il basso. Siamo sempre tentati su quelle debolezze che ancora sono vive in noi. E guardate che siamo noi che attiriamo i tentatori. I tentatori nella, nos nella nostra vita li attiriamo noi con le nostre debolezze. Quando dobbiamo fare un lavoro di carpenteria di ferro dobbiamo andare da un fabbro. Se dobbiamo sistemare una cancellata dobbiamo andare dal fabbro. Non posso andare in farmacia dal dottore. Ognuno fa il suo lavoro. Quindi se io ho una debolezza, quindi ho bisogno di essere tentato in quella debolezza, per fortificare la mia volontà, per riuscire a superarla, necessariamente deve venire quell'essere che mi può tentare in quella debolezza. E generalmente il tentatore è sempre colui, quell'essere che comunque è caduto molte volte in quelle tentazioni e per quella tentazione adesso sta. Operando come tentatore per poter risolvere il suo problema evolutivo. Perché vedete, un essere umano che continua a cadere in quella tentazione, se non la supera, in una futura esistenza, può divenire tentatore su quella debolezza. Perché noi siamo esperti in materia. A volte. Fatichiamo per mesi per non cadere in tentazione e poi in un secondo tutto torna come prima. Quanta fatica sprecata. Le tentazioni sono necessarie per comprendere il nostro livello evolutivo e certamente ognuno ha le sue. E non ci devono far sorridere le debolezze degli altri perché come per noi sono pesanti le nostre, per gli altri sono pesanti le loro. Eh, durante la nostra vita è inevitabile che nascano in noi dei desideri, ma quando questo accade dobbiamo sempre farci guidare dalla saggezza e mai dal capriccio e dall'ostinazione. Dobbiamo azzittire tutti i nostri sensi per poterci rivolgere a quelli interiori. Poi, Bisogna anche imparare a controllare i sensi e a controllare le emozioni, a controllare i pensieri e se manteniamo il contatto con la nostra divinità, quella stessa natura che ci fa capire quando commettiamo degli errori, noi sicuramente possiamo giungere alla padronanza sul nostro sé inferiore, sull'ego della personalità. Che agisce per istinto, che, agi che agisce seguendo le operazioni e le intenzioni della mente, eh, che a sua volta viene autorizzata dalla nostra volontà deviata. Lo so che queste mete possono sembrare irraggiungibili, però è una bella cosa cominciare a parlarne, e certamente non è possibile eliminare tutti gli errori all'istante, ci vuole il tempo, ci vuole il suo tempo, certamente la volontà può tutto, sì è vero, però è anche giusto che ognuno proceda con cautela, con passi logici e misurati, perché quando noi abbandoniamo una debolezza dobbiamo avere già la forza di non viverla più, altrimenti ricadiamo, paradossalmente sapete cosa dobbiamo fare. Se noi raggiungiamo, diciamo, giungiamo a superare una debolezza, noi ci dobbiamo impegnare in questo superamento per tutta la nostra vita. Solo in questo modo noi possiamo permettere alla futura esistenza di non ripresentarla come conto da pagare. Quindi tutte. Mm, le realizzazioni che noi eh, eh, facciamo in questa esistenza dobbiamo avere la forza e la costanza di mantenerle fino alla fine della nostra esistenza solo in questo modo si possono ritenere superate certe debolezze quindi i passi sono molto lenti intanto però è cosa buona e giusta ammettere che quel certo movimento è sbagliato. E ammetterlo nell'istante in cui lo riconosciamo, sappiate che noi rafforziamo il potere di superarlo. Al momento che noi cadiamo nella tentazione eh, per via di una nostra debolezza, noi dobbiamo riconoscere l'errore che abbiamo compiuto. Questo ci permette di... Non abituarci, perché noi dobbiamo smettere di abituarci alle cose negative che commettiamo. Le dobbiamo riconoscere e in questo modo dobbiamo, abbiamo la possibilità di dar forza a quell'energia che contrasta la tentazione. Per prima cosa dobbiamo avere dunque il coraggio di ammettere le nostre debolezze i nostri errori e questo lo dobbiamo a noi stessi. Non è necessario confessarlo a tutti o a chi, chi che sia, perché il cantiere di lavoro è dentro di noi ed è in questo cantiere che noi organizziamo i movimenti che andremo a fare nella vita. Gli altri possono anche utilizzare impropriamente le nostre rivelazioni, quindi è molto importante che certe nostre verità rimangano segrete, certamente devono migliorare, però l'uomo deve confessare a se stesso e questo è possibile attraverso il potente meccanismo dell'autoanalisi, ne abbiamo già parlato in altre situazioni e in altre conferenze, perché l'autoanalisi è un atto di coraggio. È un grande atto di umiltà che noi ci dobbiamo donare. L'uomo cosciente della vita gode di tutte le cose senza legarsi a nessuna cosa. Ecco, questo atteggiamento conduce alla serenità e sicuramente favorisce la pace interiore. Perché quando non siamo attratti, dalle cose inutili noi siamo più sereni diversamente la materia diviene la nostra prigione le proprietà e anche le persone alle quali ci attacchiamo morbosamente si trasformano in catene per la nostra anima la materia impedisce allo spirito di esprimere la sua energia e quando la nostra divinità non può Manifestare la sua luce, noi soffriamo. Quando l'essere non può esprimersi nell'amore, soffre perché l'uomo nasce dall'amore per essere amore. E quando non manifesta questa necessità dello spirito, soffre. La vita va vissuta senza troppi attaccamenti. Perché giungerà il giorno in cui ce ne dovremo andare e quindi saremo obbligati, volenti o nolenti, a lasciare tutto ciò che credevamo fosse nostro. La materia, credo io che la materia va usata, ma non dobbiamo farci condizionare da questa, mai divenire schiavi del potere materiale. Altrimenti dimentichiamo il vero motivo per cui siamo incarnati. Il nostro corpo, come vi ho già detto, è uno strumento utile per compiere la volontà del Creatore. Perché attraverso la nostra esperienza sappiate che il Creatore ingigantisce la sua potenza, creando sempre nuovi domini nell'infinita creazione. Quindi possiamo dire che un mattone nella nascita di un universo ce lo abbiamo messo noi grazie alle nostre esperienze. E non è bello sapere questo, non è bello che noi siamo i cofondatori e i co-costruttori di nuove realtà universali. Noi siamo creature capaci di dare continue informazioni al tutto che anche grazie alla nostra esistenza espande la sua consapevolezza e la sua realtà. Io quando ho scoperto e realizzato dentro di me questa verità, mi sono illuminato, veramente illuminato perché ho detto, caspita, allora io sono utile anch'io, la mia piccola esistenza, la mia piccola opera, la mia piccola vita è di importanza per il Creatore. Vedete, se le religioni avessero rivelato questa grande verità, ogni creatura si sarebbe sentita parte, inscindibile di questo essere meraviglioso che abbiamo allontanato da noi creandolo a nostra immagine e somiglianza. Noi siamo esseri fatti ad immagine e somiglianza del creatore. E se non realizziamo questa verità, per forza dobbiamo tornare sulla Terra o su un pianeta che comunque ospiti questa dimensione fino a quando non ci libereremo dell'ignoranza scoprendo il nostro vero sé. Perché quando finalmente scopriremo la nostra vera natura, veramente la nostra vita avrà un senso. Bisogna dunque dare un senso alla nostra vita e la pigrizia è pericolosa perché ci impedisce di dare il nostro contributo per il miglioramento del mondo e poi non ci facciamo condizionare dalle esperienze negative della vita perché queste esperienze fanno parte della nostra vita abbiamo scelte di superarle le abbiamo scelte per superarle e le abbiamo scelte per su di superarle in questa vita non dobbiamo perdere tempo a lamentarci, dobbiamo accoglierle come oggetto di lavoro nella vita. Noi dobbiamo perfezionare il nostro movimento per essere sempre più attivi nella logica dell'uno e quindi pulire questi canali sporcati dalla materia per renderli più brillanti e più... Eh, Disposti a raccogliere quella luce che dall'universo proviene, inondando ogni cellula della creazione. Però noi abbiamo creato intorno alla nostra anima una fuligine che impedisce questo contatto con il divino, per questo l'essere umano soffre e a volte si sente separato e anche orfano. Ma noi siamo tutti figli e figlie. Di un'unica energia che ci contiene. Ecco, se noi avessimo anche questa comprensione, la realizzassimo nel nostro profondo, che noi siamo di una grande utilità per l'immenso infinito che ci contiene, noi vivremo la nostra vita in un modo totalmente diverso. Ci sarebbero più emozioni nella nostra giornata, vivremmo più gioia. Più serenità, perché comunque qualsiasi difficoltà sarebbe presa come un ostacolo da superare per il miglioramento di noi stessi e dell'intera creazione. Provate a vivere la vostra vita in questo senso. Sicuramente eh, ogni cosa, anche la più difficile, potrà essere superata con la giusta energia. Perché. Non dobbiamo pensare di essere soli nelle nostre prove. Abbiamo sempre un aiuto che da dietro ci permette di elevarci sulla prova e di superarla. Però, come ho detto spesso in altre riunioni e conferenze, noi a questa possibilità dobbiamo donare la nostra fede. Quindi, quella certezza che questa possibilità. Esiste. La logica sarebbe quella di lasciare quando moriamo il mondo migliore di come lo abbiamo trovato. Questo è un senso sintetico che dà lo scopo alla nostra vera vita. Quindi è importante domandarsi ogni giorno, oggi, quanto amore sono stato capace di vivere nelle mie azioni, nei miei sentimenti, nei miei pensieri. Ecco, questo è il senso della vita. Se noi facciamo passare un solo giorno senza aver fatto qualcosa per il bene, è come se non l'avessimo vissuto. E anche tutto questo noi lo possiamo comprendere attraverso quell'analisi di cui io vi ho finora parlato il sole anche oggi ha fatto il suo lavoro un bellissimo lavoro ha dato la vita ad ogni cosa senza chiedere in cambio niente e soprattutto come spesso dico i suoi raggi hanno raggiunto sia i buoni che i cattivi ecco noi dovremmo fare altrettanto nella vita di tutti i giorni se davvero vogliamo sentirci vivi, perché ogni creatura svolge il suo lavoro nella creazione e noi non è perché siamo esseri intelligenti che dobbiamo allontanarci dai nostri doveri. La nostra giornata serve proprio a questo, ad essere amore. Amore nell'azione, amore nel pensiero, amore nella parola. Amore in una risposta, amore in un ascolto, amore in un pensiero che noi inviamo a qualcuno che potrebbe aver bisogno di un sostegno. Persino un uomo materialista che si impegna in modo costruttivo è migliore di un uomo spirituale che vive nell'ozio e nell'aspettativa il quale poi inevitabilmente viene abbandonato dalla coscienza divina e dagli uomini, poiché ritenuto tiepido. E chi sono i tiepidi? Non sono forse coloro che per il quieto vivere non prendono posizioni? Coloro che non fanno niente di male, ma neppure niente di bene? Ecco, chi sono i tiepidi? Certamente poi il dolore è un buon maestro. E ci permette di imparare in fretta, però diviene un tiranno per chi si oppone ponendo resistenza. Ecco la necessità dell'accettazione e dell'abbandono, cioè della comprensione che ciò che viviamo ci appartiene. Così, finalmente, una volta per tutte, noi escludiamo Dio da questa situazione negativa. Che riguarda solo noi. Dio è amore, non può aver nulla a che fare con tutto ciò che crea in noi tristezza, dolore e sofferenza. Dio non ama inviare disgrazie. La religione dice di ringraziare Dio perché attraverso il dolore ci mette alla prova per vedere se lo amiamo, ma questo è assurdo ci insegna ad avere timore di Dio. Come si può avere timore dell'amore? Ma dobbiamo ancora credere ad un Dio sadico, ad un Dio prepotente, iracondo e giustiziere? No, Dio è amore. Quindi come può fare tutto questo? Il dolore è esclusivamente la risposta alle nostre trasgressioni alla legge universale. E come afferma Paramahansa Yogananda, ci insegna ad acquisire più discernimento, più autocontrollo, più distacco, più moralità e più coscienza spirituale. Infatti, un male fisico ci può anche avviare verso un controllo della salute. E magari consigliare anche un nuovo modo di alimentarsi. Un dolore poi causato da una perdita di una persona cara può anche farci abbracciare il concetto di vita eterna e comprendere anche la nostra natura transitoria in questo mondo di illusione. Però attenzione: qualche cosa di buono dobbiamo lasciare al nostro passaggio. Con la morte fisica finisce solo l'esperienza dello spirito in un corpo. Tutto continua ad esistere, anche se in modo diverso. Quindi se amiamo veramente chi ci lascia, non dobbiamo soffrire all'infinito perché di riflesso la nostra sofferenza li attira in un mondo che non più gli appartiene. E noi non vogliamo far soffrire i nostri cari, vero? Quindi dobbiamo accettare che nel loro programma evolutivo sia inserito anche quella data che noi non avremmo mai voluto conoscere, la loro dipartita. Le conseguenze delle azioni sbagliate ci spingono ad usare il nostro discernimento. Perché quindi non imparare dalla saggezza? In questo modo noi potremo liberarci da tutto ciò che impartisce dolore, che è sempre, vi ricordo, un maestro inflessibile che interviene laddove l'amore fallisce assieme al buon senso. Ecco, noi già in questa esistenza possiamo comprendere se ne avremo altre da sperimentare grazie al potente meccanismo dell'autoanalisi. <ride> Certamente analizzandoci noi potremo scoprire i nostri difetti, le nostre lacune e se ci sono difetti e quindi lacune da colmare avremo bisogno sicuramente di altre esistenze. La miglior cosa sarebbe andarsene da questo mondo con tutto il lavoro svolto. Ma questo non è molto facile perché molte cose le dobbiamo rimandare alla prossima esistenza. Però io consiglio sempre a tutti: se c'è qualcosa di, di particolarmente doloroso che in questa vita ci opprime, che ci disturba, cerchiamo di capire come risolverlo proprio per non trovarcelo nella prossima esistenza. La sofferenza è uno strumento della giustizia, c'è poco da fare. Si fa avanti per farci capire che abbiamo sbagliato strada, come il mal di pancia per esempio, che ci fa capire che abbiamo mangiato qualcosa di sbagliato. E quante cose abbiamo risolto? Quante ne dobbiamo ancora risolvere? Ecco, questo è il quesito che dobbiamo porci. Ed è una buona cosa cominciare ad abituarsi a non cercare la felicità duratura sulla Terra, perché non la troveremo mai così come la nostra mente la dipinge. Sono in molti. A credere di poter decidere contrariamente al proprio programma evolutivo. Molti credono di poter, una volta morti, cambiare storia e magari pure pianeta. Eh, ma questo sarà possibile solo quando avremo risolto ogni pendenza che ci lega a questo piano esistenziale. Poi, quante volte vi ho detto che la famiglia biologica? Serve proprio a questo, a sviscerare tutte quelle circostanze risolte che ci portiamo dietro da esistenze. Vi ricordo l'episodio del Vangelo del cieco nato, dove a Gesù viene posta questa domanda: maestro, chi ha peccato per la sua cecità? Lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose, né lui ha peccato nei suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. È molto importante questo concetto perché in questa domanda che viene posta a Gesù, viene espresso il concetto di reincarnazione e di karma e quando viene chiesto a chi ha colpa della sua sofferenza se lui o i genitori è evidente che il bambino nel ventre della madre non può aver fatto nulla di male per meritarsi di nascere cieco quindi si faceva riferimento sicuramente ad un'altra esistenza e quando si fa riferimento al fatto che la colpa potrebbe essere dei suoi genitori, viene espresso un altro concetto. Possono i figli ereditare un karma dei genitori? Sì. Ecco il senso della famiglia. Gesù spiega chiarissimamente questi concetti che vengono sorvolati perché... Tutti a quel tempo credevano alla legge di causa e effetti. Tutti a quel tempo credevano alla reincarnazione. Tutti credevano al karma. La domanda chi ha colpa lui o i suoi genitori? Lo dimostra chiaramente. La religione, come sempre, non vuole ammettere che questo passo sia molto esplicativo sulla logica della reincarnazione o del karma. C'è forse un'altra spiegazione ma ci sono molti altri passaggi che rimangono incompresi in ciò che rimane vero delle scritture. Quindi è importante abituarci a non cercare la gioia fuori da noi, perché ogni cosa che cerchiamo fuori da noi reca con sé sicura delusione. E come spesso vi dico, l'essere quando si aspetta qualcosa, prontamente rimane deluso perché questo qualcosa non arriva e questa delusione porta alla tristezza e la tristezza può portare anche a gravi forme di depressione. Quindi mai vivere nell'aspettativa. Se dobbiamo aspettarci qualcosa, lo dobbiamo solo da noi. Questo sì, secondo me, aiuta. Aspettarci di essere migliori ci dà forza per esserlo, ma aspettare che venga qualcosa da fuori è un'aspettativa che procura delusione, perché l'aspettativa è sempre un'illusione. La gioia deve nascere da dentro, perché se la andiamo a cercare fuori dobbiamo sempre trovare un oggetto che ce la procuri e spesso questo oggetto non lo troviamo, e se lo troviamo, provoca comunque una gioia passeggera. E questo è l'insegnamento base che viene dato a tutti gli allievi nella filosofia orientale. Tutti i guru hanno insegnato ai loro allievi che non avrebbero dovuto aspettarsi nulla da nessuno. Quindi, dobbiamo attingere sempre alla gioia interiore, gioia che si crea dentro di noi attraverso un modo più nobile di pensare, attraverso un modo più giusto di ragionare, di vivere. Sì, si può essere felici nella vita e persino beati perché la beatitudine è una prerogativa umana. Ve lo dico sempre facendo riferimento a, al... Al, al discorso delle beatitudini che Gesù ha fatto sul monte. Non è stato forse detto beati gli uomini di buona volontà? Quindi che significa? Un essere deve aspirare alle, alla beatitudine da vivo, non da morto. Io voglio essere beato ancora, non definito beato da morto. È stato detto gli uomini di buona volontà non i santi di buona volontà o i martiri. Questo sta a significare che è prerogativa umana vivere nella beatitudine. Il problema è come riuscire a farlo, come vivere questa beatitudine in questa forma umana, sicuramente accrescendo la gioia, la serenità e la pace del cuore che non mi sto a ripetere solo in, in, in alcuni modi la possiamo realizzare questa gioia questa serenità e questa pace eh? vivendo in un certo modo pensando in un certo modo non facendoci prendere dal giudizio e dalla cattiveria quotidiana e dai dalle preoccupazioni dalle paure dai sensi di colpa ecco solo in questo modo Può essere mantenuta questa beatitudine. È buona cosa non delegare la mente a fornirci la gioia. Non dobbiamo cercare la felicità altrove. Tutto è in noi. Gesù ci ha detto: persino il regno di Dio è dentro di noi. Dove lo vogliamo cercare? E poi non dimentichiamoci. E la terra in questo preciso momento e quindi anche la dimensione che occupiamo ma soprattutto il pianeta con tutte le sue variegate realtà è il nostro campo d'azione e finché non avremo risolto ogni pendente che ci lega a questa dimensione dovremo tornare Vivendo le nostre numerose esistenze, ci siamo purtroppo implicati in situazioni che devono essere risolte. Quante persone abbiamo incontrato nelle nostre vite precedenti? Eppure in questa, in tutti questi incontri, sappiate che abbiamo sicuramente lasciato qualcosa di sospeso. Ecco perché siamo tornati. Ed ecco perché torneremo, ma ecco perché siamo tornati in questo tempo a vivere determinate esperienze. Ed ecco perché torneremo in un altro tempo a vivere le stesse esperienze se oggi non le risolviamo. Se impariamo definitivamente le nostre lezioni, non ci sarà più bisogno di tornare in questo piano esistenziale. La morte poi sarà considerata come la porta che conduce verso la vera libertà e torneremo solo se lo vorremo, e anche se vorremo tornare per aiutare altri uomini a liberarsi dagli inganni. Della materia e potremo anche essere quei figli che torneranno ad aiutare dei genitori che sceglieranno come tali proprio per aiutarli a risolvere le loro problematiche evolutive. Questo è amore. Questo è amore che gli esseri tornano a vivere per noi. Abbiamo fatto un esempio prima. Una volta che saremo realizzati. Potremmo tornare volontariamente solo per aiutare altre creature a raggiungere la nostra stessa libertà. E sono molti nel mondo, in questo tempo, coloro che si danneggiano a causa dei desideri sbagliati, e qualcuno per amore tornerà per aiutarli e per istruirli. È meraviglioso imparare a tutte le lezioni che la vita offre e trasmettere al prossimo che ne ha bisogno affinché possa capire come completare finalmente la propria esistenza. Perché, come vi ho detto prima, nell'universo un essere che evolve sente imperioso il desiderio di aiutare qualcuno ad evolvere. Alla fine ognuno diventa maestro di se stesso e automaticamente diviene un esempio per gli altri. Vedete? Vedete a cosa serve essere tanti in un mondo così piccolo? Serve a questo. La diversità serve all'evoluzione. Se fossimo tutti uguali sarebbe noioso e poi ne basterebbe uno per rappresentare l'intera umanità, no? Bisogna quindi abituarci alla morte giorno per giorno, considerando la conclusione di un'esistenza come la conclusione di un lavoro. Così, quando giungerà, non ci saranno né paure né rimpianti. Ecco che il nostro unico desiderio, dunque, dovrebbe essere quello di lasciare nel mondo una traccia del nostro amore, la nostra intuizione positiva affinché tutti ne possano in qualche modo usufruire e in questo modo potrà migliorare l'esistenza dell'intera umanità. Una volta trapassati noi lasceremo traccia della nostra esistenza, ricordiamocelo. Quindi questa traccia deve essere il, al, al meglio illuminata. L'universo si nutre di tutto l'amore che le creature realizzano. Questo dovrebbe essere già un buon motivo per vivere. È questa partecipazione che alimenta il movimento dell'energia divina, che permea ogni cosa. Non mi stancherò mai di dirlo. Noi uomini e donne del pianeta possiamo con i nostri pensieri quelli giusti con le azioni, quelle positive contribuire all'espansione della <coughs> Scusate <coughs> Potremo contribuire all'espansione della coscienza cristica. Il nostro compito è sì quello di tornare a realizzare il piano evolutivo, ma è anche quello di partecipare coscientemente, attraverso la nostra esistenza, alla vita dell'universo. Se ci sfugge questo particolare, ci sentiamo isolati. Io personalmente non mi sento affatto solo e neppure isolato. So che il mio movimento è una realtà importante per la creazione, come il movimento di chiunque. E dobbiamo solo realizzarlo. Questo ci permette di vivere la nostra vita pienamente. Quindi ogni cosa, ogni realtà è collegata. Alla vita di questo macroessere che ci contiene. E come una rete di luce siamo congiunti al piano divino. Mentre prosegue il cammino della vita, noi scopriamo sempre di più il perché delle nostre esistenze. Non siamo stati dotati di intelligenza per dissipare tutto il nostro tempo per procurarci da mangiare. O per sposarci, per mettere al mondo figli o raggiungere chissà quale altro obiettivo materiale, ma perché potessimo comprendere il vero significato della vita e quindi trovare la libertà dello spirito che consiste nell'abbandonare il desiderio che ci incatena alla ruota delle incarnazioni. Perché? Se noi non risolviamo qualche cosa, automaticamente esprimiamo il desiderio di tornare. E per tornare bisogna necessariamente reincarnarci. E quando Dio farà parte di noi, poiché l'avremo realizzato, ogni altra cosa ci apparterrà e non ci sarà più bisogno. Di sperimentare sul piano fisico terreno questa dolorosa separazione. Quindi, vivendo oggi su questo pianeta, rispettando le grandi leggi della vita, noi possiamo preparare e programmare la nostra prossima esistenza, sicuramente su un piano superiore, dove finalmente sperimenteremo altri aspetti di questa energia. Che noi chiamiamo Dio, ovvero quella meravigliosa realtà che vivifica ogni atomo della creazione. Quindi infinite opportunità e magnifiche realtà ci attendono. Universi di luce, universi di pace e di serenità e d'amore sono lì, pronti per essere compresi, vissuti. E realizzati dalla nostra nuova coscienza, finalmente realizzata. In ultimo vorrei dirvi: non dobbiamo mai dimenticare che l'esistenza che viviamo apre la porta al piano divino, per cui ogni vita deve essere considerata sacra ed immensamente utile al processo evolutivo di quella straordinaria forza che ci contiene, quella meravigliosa potenza d'amore che ci vivifica e che abbiamo chiamato il Padre Creatore. Ecco, attraverso queste meravigliose comunicazioni e queste informazioni che provengono dal piano superiore, dai maestri universali, dagli esseri angelici che attraverso ispirazioni e comunicazioni ci hanno donato, io vorrei concludere questo mio intervento sperando di aver contribuito in qualche modo a creare in voi speranza, gioia e serenità. Vi ringrazio e vi do appuntamento ad una prossima. Conferenza che terremo eh, sempre martedì prossimo alle 21.30. Buonanotte a tutti.